A metà marzo l'Italia è in piena emergenza. Per le strade quasi deserte anche pub, bar, trattorie, gelaterie e ristoranti hanno sospeso le attività. È un colpo durissimo per i servizi di ristorazione e saranno 2 mesi di grande sofferenza per quasi tutto il settore alimentare. Il blocco di fatto della filiera hotel, ristoranti e caffetterie, che vale il 34% dei consumi totali di cibo e bevande in Italia. I prodotti più penalizzati saranno i vini e gli spumanti, abitualmente consumati al ristorante, nei ricevimenti, in compagnia. Dopo il tonfo di maggio, le esportazioni di vino italiano nel primo semestre, secondo Istat, raggiungono 2,9 miliardi di euro, registrando un meno 4,1%. Un dato negativo che inverte la tendenza, lunga un decennio, di crescita delle esportazioni, con dei picchi del più 14%. Il rapporto L'industria alimentare italiana oltre il Covid-19, redatto da Anomisma per Centromarca e IBC, prevede ricavi in calo per 2 imprese su 3 e soprattutto una preoccupazione degli imprenditori che li spinge a riprogrammare il futuro. Prima dell'emergenza Covid, oltre 8 aziende su 10 avevano messo a bilancio e previsto degli investimenti per quest'anno. Il sondaggio Nomisma rivela come appena il 31% prevede di confermare gli investimenti, il 38% degli imprenditori a rimodulare gli investimenti e il 31% di rinviarli del tutto. Dal rapporto emergono luci. Il Made in Italy alimentare ha retto molto meglio di altri paesi le restrizioni imposte dalla pandemia. Un dato su tutti, più 25% della pasta italiana. E un risultato nei primi 7 mesi per l'alimentare italiano positivo, più 3,5%, a fronte di un crollo complessivo di tutte le esportazioni, pari al 14%. La filiera agroalimentare italiana rimane un punto di forza della nostra economia, con 1,3 milioni di imprese, 3,4 milioni di occupati e una produzione pari a 140 miliardi di euro.